Allora, buongiorno a tutti. Intanto anche ufficialmente l'ho fatto nel fuori onda, do il benvenuto al neo direttore dei laboratori Ezio Previtali. Grazie della sua presenza, insomma, troverà una città molto accogliente. Ben rivisti naturalmente a Roberta Antolini. Al rettore Coccia e a Piero Barrera del Maxi che collaborano con noi da quest'anno, che ci sono nonostante questi continui rinvii dell'apertura ufficiale di questo straordinario spazio di Palazzo Ardinghelli. E sono contento perché anche in questa modalità così insolita. Anche Sharper non si ferma. Noi sosteniamo questo progetto con una cifra importante per le casse comunali. Grazie al progetto Restart, e ne approfitto per dire che mi auguro e ho fatto una richiesta in tal senso al governo. Grazie ai 2 miliardi e 750 milioni annunciati da Conte per il rifinanziamento della ricostruzione privata si dia vita anche a un secondo progetto Restart con il 4% e quindi mettere altri 110 milioni di euro nel tessuto economico, della ricerca, della cultura, dell'ambiente, del turismo, degli enti locali, questa città e di tutto il cratere 2009, che sarebbe dare continuità a tutta una serie di iniziative come Sharper, che hanno portato negli anni a ribaltare o a superare, diciamo meglio così, la narrazione della città inchiodata solamente a la città del terremoto e la città delle macerie, e a trasfigurarla, a modificarla in meglio nella città della cultura, nella città dell'arte, nella città della bellezza, nella città della scienza e nella città della conoscenza, soprattutto perché la conoscenza è alla base di qualsiasi società moderna e comunità moderna che si rispetti, e lo stiamo vedendo tanto più adesso in quest'epoca di epidemia in cui stiamo familiarizzando con termini che prima non conoscevamo, che prima ci sembravano così strani, così lontani, e oggi invece affidiamo alla ricerca tutte le speranze attuali di superare la pandemia, e questo sta a significare quanto sia importante, quanto siano importanti gli investimenti nella ricerca, in cui questa nazione, ahimè, ancora non spicca nel panorama europeo ed internazionale. E il fatto di portarli nelle strade quando si poteva e quando si potrà di nuovo, e oggi però comunque a livello, diciamo, in remoto, portare la ricerca nelle strade, nelle piazze, farla conoscere, far appassionare i ragazzi come fosse un gioco, perché poi in fondo è anche la ricerca è anche un gioco divertente, inteso gioco nel senso più, diciamo, più elevato del termine, e avvicinare i ragazzi e le ragazze della città, e non soltanto, perché le presenze sono state sempre molte e molto diffuse. È un elemento fondamentale che serve per la tenuta della nostra comunità, perché più gente conosce, più gente studia, più gente si appassiona alla formazione, e più questa città e questo territorio avranno la possibilità di migliorare, di progredire, di mettere a frutto anche tutte le esperienze che ha fatto, e in cui la ricerca ha recitato un ruolo fondamentale. Dietro ogni palazzo antico restaurato c'è molta ricerca, dal punto di vista dei software, quindi dal punto di vista informatico, dal punto di vista dei materiali, dal punto di vista delle malte, delle colle, le modalità. Pensiamo solamente a quello fatto a Collemaggio per ricostruire le colonne
quando è stato messo in sospensione, sono stati messi in sospensione gli archi. Non è che sono cose che si fanno così dall'oggi al domani, sono all'esito di una ricerca che, sommata all'esperienza, poi fa la conoscenza. E l'Aquila, da questo punto, che è arricchita da strutture straordinarie come i laboratori del Gran Sasso e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nonostante gli attacchi a cui è soggetta questa eccellenza mondiale, la presenza di un ateneo di così grande tradizione e l'adolescente ormai Gran Sasso Science Institute, che ha finito il suo percorso, diciamo, formativo e adesso di crescita, adesso è a pieno titolo, diciamo, un ometto in società, restituiscono un'immagine complessiva della città davvero eccezionale. Noi troppo spesso sottovalutiamo le qualità che ha l'Aquila e le potenzialità anche che ha la città dell'Aquila, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista della cultura, insomma, è notizia di queste ore dell'inserimento nella shortlist delle 10 finaliste. È una città dove si fa ricerca, dove la conoscenza è un elemento fondamentale, una città dove la cultura è un elemento fondamentale, è una città dove si vive meglio. E la cultura, la conoscenza, la ricerca hanno anche quei poteri curativi delle comunità che in questa fase sono ancora più importanti. Attraverso la conoscenza e attraverso la cultura si risanano molte ferite, quelle dell'anima e quelle del fisico. E quindi la strada tracciata è quella giusta e dobbiamo continuare ad investire su queste eccellenze che abbiamo sul territorio. Quindi sono davvero lieto che Sciarpa non si sia fermata neanche quest'anno. Devo dare il mio ringraziamento forte a Roberta, che tutti gli anni dice che è l'ultima volta e tutti gli anni la ritroviamo lì dentro Palazzo Fibbioni, inchiodata per ottenere quello di cui ha bisogno. Insomma, ti ringrazio per la determinazione e ringrazio tutti i partner di Sharper. Grazie. Grazie Sindaco, cediamo la parola al Laboratorio Nazionale di Gran Sasso, Ezio Previtali. Prego, direttore. Buongiorno a tutti. Diciamo, grazie al Sindaco per il benvenuto. Sono molto contento in qualche maniera di essere qui a fare, diciamo, a gestire il laboratorio. In realtà il mio legame con l'Aquila inizia da lunga data. Sono arrivato all'Aquila in laboratorio la prima volta nell'88. Ero uno studente universitario che veniva in laboratorio a fare la tesi. Allora la galleria era ancora in fase di scavo. Devo dire che ho passato delle stagioni molto belle all'Aquila. Credo che sia un po' come la mia seconda casa in qualche maniera. Ovviamente io sono lombardo, quella dove sono nato e dove sono cresciuto, però all'Aquila ho passato veramente dei periodi molto lunghi e anche molto belli, quindi sono particolarmente affezionato a questa città e mi fa molto piacere essere qui a contribuire in qualche modo ad aiutare il territorio con il supporto dei laboratori. Ovviamente adesso parlando invece di Sharper è un evento che io che in qualche modo partecipa in modo diretto, essendo appena diventato direttore dei laboratori, ma è un evento che conosco molto bene. Con Roberta abbiamo avuto tante interazioni anche in passato, ho cercato anche spesso di discutere con lei vari aspetti, pur non partecipando direttamente. Devo dire che da docente universitario e da ricercatore, io credo che queste manifestazioni che cercano di mettere un legame tra, diciamo, soprattutto i giovani, ma comunque in generale con le comunità rispetto alla scienza, siano fondamentali. Troppo spesso, devo dire, può succedere che ci sia un distacco tra quello che è la ricerca scientifica, le attività anche di sviluppo, rispetto a quello che sono le persone che poi in qualche modo ne godono anche i frutti, perché molto spesso quello che uno non si rende conto è che nella vita comune di tutti i giorni poi noi godiamo dei risultati che vengono prodotti dalla scienza nei laboratori, nelle università, nei centri di ricerche.
e che in qualche maniera poi ricadono su quella che è la vita comune di tutti i giorni. Trovare un punto di connessione, come in questo caso, in cui in qualche modo portiamo nelle strade, nelle piazze, quello che è l'attività dei ricercatori, e facciamo vedere che i nostri ricercatori, la gente che si applica alla ricerca, sono persone da una parte molto entusiaste, motivate e che in qualche modo partecipano direttamente, anche se a volte può non sembrare, alla vita della comunità in cui si trovano. Credo che, sono convinto, conosco le realtà, diciamo, del territorio, ovviamente i laboratori, ma conosco bene anche il GSSI, con cui faccio, insieme al, diciamo, il rettore Coccia, faccio parte del corpo docente, tengo un corso anche qui una volta all'anno, quindi conosco bene, conosco l'Università dell'Aquila. Credo che siano realtà importanti per il territorio, siano realtà in cui ci sono persone motivate e che fanno attività di altissimo livello. L'insieme di tutte queste cose portate nelle strade, nelle piazze, serve sicuramente a creare quel legame, quella interazione e, permettetemi il termine, anche quella crescita culturale che secondo me è necessaria nell'ambito delle comunità e dei territori. Quest'anno purtroppo non possiamo andare nelle piazze, non possiamo andare nelle strade, è una cosa che secondo me è molto utile, perché il contatto umano comunque è qualcosa che paga e che è sicuramente di grande stimolo, di grande aiuto secondo me alle persone. Il contatto umano rimane comunque un aspetto importante. Il fatto comunque di riuscire, e qui anch'io devo ringraziare Roberta, di riuscire comunque a sostenere questa attività da remoto, vuol dire che il link non si è perso, che il legame non si è perso, cioè pur nella condizione critica in cui ci troviamo riusciamo a mantenere il contatto con la gente, riusciamo a mantenere il contatto con le persone, e spero che le persone apprezzino questo, spero che il territorio apprezzi questo, anzi diciamo che ne sono convinto, visto il passato sono certo che questo succederà, e per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i laboratori, metteremo tutto lo sforzo, le risorse e tutto quello che serve perché Sharper sia un successo e soprattutto perché vogliamo mantenere una relazione diretta con il territorio, con le persone, e fare in modo che diciamo la ricerca scientifica, i ricercatori e tutta la scienza che in qualche modo viene prodotta all'interno dei laboratori, dei centri di ricerca che in qualche modo l'INFN supporta, venga messa a disposizione di tutti e venga messa a conoscenza di tutti. Grazie e diciamo buon Sharper a tutti, quello che posso dire è questo fondamentalmente. Buon dia. Grazie direttore, allora la parola al rettore del GSSI, Eugenio Coccia, prego rettore. Buongiorno, anche io mi unisco naturalmente ai ringraziamenti a Roberta e al sindaco, ovviamente al collega Ezio, a tutti gli altri partecipanti di questa nuova iniziativa. È chiaro che è una manifestazione che si svolge in condizioni molto particolari, come sappiamo tutti, però proprio per questo, come dire, è un segno anche che non vogliamo mollare, ma dall'altro che veramente ci teniamo, anche in un periodo così difficile, a inventare, a creare anche nuove modalità di comunicazione, di divulgazione scientifica, di coinvolgimento, no? Sarebbe stato facile, come dire, rimandare alla prossima data utile, saltare questa edizione, come sono saltate tantissime iniziative. Il fatto di volerle fare comunque, secondo me, è un bel segno, perché mostra anche che, come dire, il Comune dell'Aquila, naturalmente, le istituzioni che partecipano, ma in generale il mondo, direi, della scienza, ci tiene sempre a fare in modo che la ricerca venga comunicata e divulgata più che mai adesso, lo si dice in tanti contesti, no? C'è bisogno di far capire, c'è bisogno di comprendere, ma credo che si comprenda bene l'importanza, ovviamente, della ricerca scientifica nel campo della salute e più in generale, perché molto spesso le ricadute nel campo della salute vengono da ricerche fondamentali fatte in tutto contesto, no? Dalla ricerca di base vengono tantissimi strumenti anche per la cura e per gli ospedali, voglio dire. Quindi da questo punto di vista io credo che
mai come oggi questa manifestazione ha un suo perché. E, accogliendo i nuovi studenti di dottorato che sono arrivati pochi giorni fa da tutto il mondo, facciamo la didattica a distanza per il momento, speriamo presto di tornare a farla in presenza perché è insostituibile, specie a livello di dottorato di ricerca naturalmente, ma accogliendoli io ho ribadito quello che dico sempre, cioè loro vengono qui per prendere una borsa di dottorato, tanto per cominciare, per prendere un livello di istruzione e crearsi delle competenze che poi potranno spendersi dopo, ma vengono qui all'Aquila anche per dare. Io credo che con la loro presenza, Sindaco, questi studenti diano alla città, come dire, un contributo, no? alla rinascita, a pensare al futuro. E questo devo dire che proprio i nostri studenti da sempre questo lo capiscono e lo trovano, trovano anche che è bello coinvolgersi in questo aspetto. Anche per questo partecipano sempre numerosi alle manifestazioni come appunto quella della notte dei ricercatori. Poi devo dire che la compenetrazione tra il mondo della ricerca e il mondo accademico con la città dell'Aquila sta per passare sta per avere una nuova tappa importante con l'istituzione della Fondazione Ferrante d'Aragona che con il Comune, l'Università e il GSSI porterà ad abitare all'interno delle mura dell'Aquila tanti ricercatori, tanti studenti. Quindi non prendo altro tempo per dire anch'io, per ringraziare tutti naturalmente di essere qui oggi e anch'io dico viva Sharper, viva la notte dei ricercatori anche quest'anno. Grazie Rettore, come sapete Sharper ogni anno è composto da una serie di partner istituzionali e non dalle forze dell'ordine piuttosto che enti di ricerca e da quest'anno si è inserito anche il Maxi ed è per questo che questa mattina con noi c'è il segretario generale Pietro Barrera al quale cediamo la parola. Prego segretario. Buongiorno a tutti, intanto grazie di questo invito e grazie soprattutto per chi ha promosso con coraggio e determinazione questa giornata. Io condivido molto quanto ha ricordato pochi istanti fa il professor Coccia. Per fare la notte dei ricercatori nel 2020 occorre grande determinazione, grande coraggio, la consapevolezza che non è proprio il momento di farsi sommergere dalle preoccupazioni, invece bisogna continuare a combattere. Tra l'altro, come dire, è vero che tra le tante città italiane che partecipano al progetto Notte dei Ricercatori, L'Aquila è una città che ha qualcosa di straordinario e di speciale, perché è una città di arte e di scienza, una città in cui insomma l'attenzione al ruolo della ricerca scientifica ai più alti livelli e alla qualità artistica di un vivere comune si intrecciano in modo straordinario. Seconda considerazione è questa, è vero che questa seconda ondata della pandemia ci sta ponendo delle domande e delle inquietudini diverse dalla stagione della primavera scorsa. Nella primavera scorsa c'era stato, per fortuna, di fronte a una tragedia così pesante, una fiducia largamente diffusa, quasi totalitaria, dei nostri concittadini, della popolazione, nella scienza, nella salvezza che poteva derivarci individualmente e collettivamente dalla ricerca scientifica. E dopodiché, come forse inevitabile, sono ritornati a emergere i dubbi, le preoccupazioni, le incertezze, il negazionismo, la diffidenza nei confronti della scienza. E quindi di nuovo un'altra ragione per cui ora più che mai è importante gestire bene questa giornata. Il Maxi certo ci sta, come dire, come partner molto amichevole, ma anche perché il Maxi è un ente di ricerca riconosciuto al MIUR, non voglio metterla come dire sul burocratico,
e non solo perché tutti i musei ora sono e devono fare ricerca, anzi è interessante che proprio in questo momento si è aperto un dibattito tra i direttori dei grandi musei italiani su che cosa debba essere il museo nel mondo che ci viene consegnato per il dopo pandemia, e il fronte della ricerca è un fronte assolutamente prioritario. Ma perché poi il Maxi, perché il Museo del Contemporaneo ha sempre cercato di caratterizzare la propria attività e la propria ricerca artistica nel rapporto tra arte e ricerca scientifica, tra arte e tecnologia. Qui mi piace ricordare solo una cosa, quando 4 anni fa realizzammo forse una delle più belle mostre del Maxi, insieme all'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Agenzia Spaziale Italiana, in cui ricercatori, tecnologi e artisti lavorarono insieme per misurarsi con la straordinaria modificazione della percezione della realtà che si era prodotta, diciamolo così, nel secolo di Einstein. Come partecipiamo a questa giornata? Noi partecipiamo organizzando uno dei tanti incontri che le renderanno ricche queste giornate. Se non ricordo male, il 27 alle 6 del pomeriggio, in cui un grande artista italiano, Alberto Garutti, dialogherà con il nostro direttore del Dipartimento Arte, il professor Pietro Marchi, esattamente sul rapporto tra arte e tecnologia. Alberto Garutti è uno degli artisti che hanno realizzato le opere site specifiche per Palazzo Ardinghelli, per Maxi all'Aquila, e naturalmente non parlerà di quell'opera perché ovviamente, come dire, non vogliamo dire svelare nulla di Palazzo Ardinghelli fino a quando non avremo la gioia, sempre rimandata a causa pandemia, di poter aprire questo palazzo alla città e a tutto il paese. Ma Alberto Garutti si è caratterizzato nel tempo proprio per aver provato a mettere insieme tecnologia applicata e sensibilità artistica per affrontare temi radicali. Faccio un unico esempio, che è un esempio romano abbastanza recente. Nel 2019 ha realizzato a Piazza del Popolo, centro nobile della città, un'opera che si chiamava Ai Nati Oggi, ed era un marchingegno elettronico per cui i lampioni della Piazza del Popolo pulsavano, lampeggiavano ogni volta che nella sala parto di un grande ospedale di Roma, il Policlinico Gemelli, nasceva un bambino. Il meccanismo qual era? Era quello di riportare attraverso un meccanismo tecnologico, devo dire molto semplice in questo caso, un tema di grande importanza, l'accoglienza della vita e del futuro che la vita porta a tutti quanti noi, in un contesto di sensibilità artistica. Ecco, ora credo è un momento in cui la ricerca degli artisti, la ricerca dei tecnologi e degli scienziati veramente si possono e si debbono incrociare, e questo dà una speranza al nostro futuro. E ancora buon lavoro a tutta la notte dei ricercatori. Grazie segretario Barrera, e in conclusione, last but not least, chiaramente in questo caso, perché ci spiegherà come si svolgerà questa edizione digitale di Sharper 2020, Roberta Antolini. Prego Roberta, grazie. Grazie. Allora, prima di cominciare a parlarvi del programma, vorrei ringraziare il sindaco per tutti i complimenti fatti, anche il mio direttore ed Eugenio. Quello che voglio però sottolineare è che Sharper è il risultato del lavoro di tantissime persone che appartengono a tutte le istituzioni che partecipano. Certamente è un lavoro molto più coinvolgente per le persone che direttamente organizzano l'evento, e che voglio approfittare di ringraziare in questo momento, in particolare le persone che lavorano con me, che sono Sonia, Marco, Alessia, Fabrizio e Marilicia, che sono qua collegati, e la collega Chiara del GSSI. Veniamo al programma di quest'anno. Vorrei ricordare perché siamo qui, non nello stesso periodo di tutti gli anni, cioè a settembre. Quest'anno il progetto è stato vinto in un periodo già di lockdown. Tutti noi eravamo convinti che sarebbe stato annullato, come si è detto anche prima. Invece la Commissione europea ha proprio voluto confermare questo evento
per non perdere il collegamento che si è stabilito in tutte le nazioni che partecipano a questo progetto tra il mondo della ricerca e il pubblico in generale. Quello che è successo è che è stato deciso di spostare la data dal 25 settembre, l'ultimo venerdì di settembre tutti gli anni, alla fine di novembre. Questo sarebbe già stato un problema per noi all'Aquila, però diciamo, al momento non ci aveva fermato la cosa. Vi ricordo che Sharper 2020 è un progetto europeo, quest'anno abbiamo vinto la call europea e ci siamo posizionati al primo posto in Europa con il punteggio di 15 punti su 15. Coinvolge 12 città, gli abituè ricorderanno che è nato nel 2014 all'Aquila, Ancona e Perugia, ora siamo 12 città, oltre 120 istituzioni di ricerca, culturali e associazioni sono coinvolte nel progetto. Quest'anno avremo oltre 300 attività per 500 eventi organizzati per tutta la prossima settimana. Sharper L'Aquila vede tante istituzioni partecipanti, tra gli organizzatori sono il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, il Comune dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute, ed è realizzato grazie al contributo Restart Cultura che si va ad aggiungere al contributo che riceviamo dalla Commissione Europea. Tantissime le istituzioni coinvolte, i partner di progetto li vedete, sono i soliti, la Regione Abruzzo, il Parco del Gran Sasso, gli NGV, l'INAF, la Dompè, la Leonardo, della fisica, l'Associazione Scienza Gran Sasso. Abbiamo un partner speciale quest'anno, il Maxi L'Aquila, l'abbiamo già ricordato, e poi tantissime altre istituzioni partecipano ogni anno. Vorrei approfittare in questo momento di ringraziare la Polizia, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza, che nonostante l'emergenza Covid che li vede impegnati su tantissimi fronti, hanno voluto essere presenti anche quest'anno con un loro contributo, e quindi siamo molto felici di questo. Tra il 26, il 27 e il 28, la data ufficiale è il 27, ma noi avevamo talmente tanti eventi che abbiamo dovuto distribuirli su più giornate. Sarà fruibile attraverso il sito di sharper-night.lngs.infnt in diretta o i contributi saranno disponibili on demand. Laboratori del Gran Sasso che hanno dato contributi importantissimi alla fisica dei neutrini solari. Restando sempre nell'universo, con i colleghi dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, viaggeremo per scoprire il nostro sistema solare, i grandi telescopi che ci permetteranno di studiare il cosmo nei prossimi decenni. Scopriremo come mai siamo figli delle stelle e quale altre scoperte ci aspettiamo nei prossimi anni. Studieremo l'universo anche in un modo, racconteremo l'universo anche in un modo diverso. Andremo nei laboratori del Gran Sasso, dove Neri Marco Re intervisterà il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il direttore Ezio Previtali e una ricercatrice della Berkeley University. E si parlerà appunto di che cosa ci aspettano i prossimi anni, i risultati che aspettiamo nei prossimi anni nei laboratori del Gran Sasso e quali sono le frontiere della ricerca. Tornando in superficie, studieremo con i colleghi degli NGV tantissimi argomenti. Vedremo come i cambiamenti climatici agiscono sulle aree polari e l'aumento del livello marino. Come la Terra si modifica con fenomeni che ancora agiscono ai giorni nostri. E poi i vulcani d'Italia. Poi arte e scienza se ne è già parlato, è già stato introdotto l'argomento. Avremo una conversazione tra Bartolomeo Petromarchi, direttore del Maxi, e l'artista Alberto Garutti, una performance realizzata dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, e una tavola rotonda tra scienziati e artisti sul tema la scienza nell'arte e l'arte nella scienza. Non vogliamo dimenticare i più piccoli, molte delle attività sono state realizzate per i ragazzi delle scuole, in particolare delle elementari e le medie. Potremo conoscere il cielo attraverso le storie delle costellazioni,
capire quale fisica c'è dietro anche ai supereroi o nell'azione di un giocoliere. E poi con il Gran Sasso Videogame potremo capire di più della ricerca che si fa nei laboratori del Gran Sasso, però giocando appunto con un videogame. Non vogliamo dimenticare le applicazioni che la scienza hanno nella vita di tutti i giorni, e quindi avremo due interventi molto interessanti sull'applicazione dei supercomputer allo studio della pandemia dovuta al Covid e un viaggio virtuale al CNAO, il Centro Nazionale di Atroterapia Oncologica, che ci permetterà di capire come le particelle possono essere utili alla cura della persona. Non ultima, andremo nuovamente a conoscere quali tecnologie si nascondono o meglio contribuiscono alle attività della polizia scientifica e all'arma dei carabinieri. Finisco ricordando che tutto il programma è sul nostro sito dell'evento e sarà online a brevissimo. Per chi volesse seguire ancora di più eventi può andare sul sito nazionale dove è possibile trovare tutto il programma di tutte le 12 città, appunto, che avevamo già detto, oltre 500 eventi. Grazie. Allora, grazie Roberta. Alcuni colleghi mi chiedono se è possibile che tu inserisca queste slide magari anche nella chat della riunione in modo tale che possano averle tutti. E a questo punto io chiedo ai colleghi se hanno delle domande da porre agli intervenuti, chiedo di alzare l'icona con la manina per prenotarsi, e quindi chiedo ai colleghi se intendono rivolgere delle domande. Grazie. E Giorgio, posso aggiungere una cosa? Certamente. Allora, io colleghi della stampa di dare massima diffusione del programma, perché è stato costruito particolarmente per le scuole e quindi è importante che i docenti vengano a conoscere il programma diciamo con grande diffusione. Vorrei ricordare che l'Abruzzo ha 170.000 studenti, di cui oltre la metà sono al momento in didattica a distanza. Quindi diciamo, il nostro auspicio è che tutte le attività che noi abbiamo organizzato, in particolare la mattina, proprio perché siano fruite dai docenti e dagli studenti, li raggiungano. E l'altro commento che vorrei fare è è stato già detto che purtroppo questa edizione di Sharper non va come le altre e che abbiamo perso il collegamento, il contatto con il nostro pubblico. L'unico vantaggio che c'è, diciamo, da questa modalità è che ovviamente tutte le nostre attività possono diciamo, andare oltre i limiti regionali che ci eravamo posti con le edizioni precedenti. Quindi il nostro pubblico potenzialmente potrebbe stare a Trieste come a Catania. Quindi più è grande la diffusione che diamo alle nostre attività, più possiamo sperare che ci seguano più persone. Grazie. Grazie Roberta. Parola ai colleghi. Buongiorno Giorgio, mi sentite? Sì, ti sentiamo Marco. Ciao Sindaco, buongiorno Roberto e anche agli altri ospiti. Soltanto una domanda sulla partecipazione pratica, soprattutto delle scuole. Sul sito ci sono alcuni eventi, tra l'altro con necessità di prenotazione, capire un po' la logistica per come dire, diffondere meglio a livello proprio di informazioni di servizio tutto lo svolgimento. Allora, grazie Marco. Allora, di prenotazione c'è solo l'evento Gran Sasso Videogame, che appunto è una sessione in cui si può giocare con il videogame accompagnati in questo viaggio dai ricercatori dei laboratori. Questo ha necessità di prenotazione perché ovviamente è riservato solamente a pochissime classi. Tutti gli altri eventi sono aperti, i link saranno disponibili po' prima dell'evento, ma non c'è un limite nel numero di persone che possono accedere alla singola attività. Alcune sono ripetute, in particolare quelle per i bambini, le abbiamo messe sia di mattina che di pomeriggio, in modo tale che se i docenti sono disponibili a far seguire questa attività durante la scuola, bene, però vogliamo lasciare anche la possibilità
ai bambini di vederli accompagnati dalle famiglie se non c'è la possibilità con la scuola o viceversa. Allora a questo punto io ringrazio quanti sono intervenuti dagli ospiti esterni alla conversazione, ai giornalisti, il sindaco dell'Aquila, il direttore Previtali, il rettore Coccia, il segretario Barrera, chiaramente Roberta Antolini per il suo contributo, e auguro a tutti quanti buon lavoro e alla prossima conferenza, speriamo in presenza. Grazie a tutti. Grazie.